Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri di amanti perduti così come noi. Questa è la stagione giusta? Per carità, è la migliore stagione questa per la piantagione. Stia tranquillo, commissario. Maigret! Ancora? Ma che ora abbiamo fatto? Ah, ma è già l'ora di cena! Già. Beh, allora a domani, caro, Buon appetito. Buon appetito, grazie. Hai letto di quell'uomo che è stato trovato in Place Blanche con un coltello nella schiena? Senti, regolamento dei conti, droga o il comando della catena dei locali notturni di Montmartre. Barnabé Joly è il morto. Lo conoscevi? No, smettila di leggere quella roba lì. Ma senza la televisione che cosa dovrei fare, scusa? Passi per il telefono. Ma meno seccature. Ma la luce elettrica almeno potrebbero attaccarla, sì, no? L'attaccheranno. Sì, tu va pure a casa, Lucia. Grazie. Ah, bene. Buonanotte. Sì, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signor Maigret. Ma a te veramente io non dovrei mettere nemmeno lo zucchero, eh? Non mettercelo. No. Un pochino, ce lo metto. Un pochino. Beh, un passo alla volta. Sì, diamo un cucchiaino di zucchero, quello che mi faccia. Diamo. Do. Non capisco, grazie. Cos'è? È Tiglio. Ah, Tiglio, quello del bacco da seta, no? Quello del bacco. Quello è Gelso. No, quello è... Ah, sì, hai ragione. Eh? Sì, hai ragione. No, tanto per saperlo, sai, piantiamo a marzo... E a maggio vedi già la pianta grandina, sai? È un giorno che mi piace proprio, tu sai, veramente. Io sono in pensione soltanto da 6 mesi e sai cosa ti dico? Oh, mi pare di aver perso gli anni più belli giocando a guardie e ladri come un ragazzino. La mia vita era questa. Ecco, adesso vado. Eccoci. Cosa fai? Dove vai adesso? Vado a dormire, vado a letto, domattina... Devo alzarmi prestissimo, allora delle galline, perché devo fare dei trapianti prima che il sole sia alto. Hai capito? Sì. Aspetti che poi torniamo a Parigi. Zio, apri! Zio! Oddio, chi è? Zio, apri! Che c'è? Apri, zio! Chi è? Stanno bussando, ma... Sento, perché... Stavo bussando, ma cos'è? Mi pare la voce di zio! La voce di zio? Prego! Sì! Ma come mai è venuto qui a quest'ora? Ah, sì,
Tieni, Maigret. Io, sono io, apri! Guardo io, sì. Ma è Philip, sì. Era lui. Apri, zio! Philip! Zio! Philip, sei tu! Sì, 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 allora, sono io! Sì, vengo, vengo, veniamo! Sì. Essere così stupido. Parla, Felipe. Non agitarti così. Parla con tuo zio, vedrai che a tutto c'è rimedio. Beh, prima di tutto dagli qualche cosa di forte da bere, ha freddo e ha paura. Quando ti sarai scaldato un po', parlerai, eh? Adesso manda giù e cerca di calmarti. Me ne dai un bicchierino anche a me, per piacere. Adesso parla, su. Lavori sempre con Amadieu? Sì. Anzi, è stato proprio ieri, dopo che lui mi ha dato quell'ordine. Che è successo tutto. Allora, intesi. Tu pensi a Pepito, il padrone dell'Indifferent. Non perderlo mai di vista. Per domani mattina alle 8 c'è pronto questo per lui. Un bel mandato d'arresto già firmato dal procuratore. Oh, però non deve sospettare di niente. Tu hai saputo dove dorme? Sì, dentro l'Indifferent. Ha una branda nel suo ufficio. Non abbandona mai il campo, l'amico. Bene. Datti da fare, piccolo Maigret. Però non metterti in testa di fare come ti pare. Come tuo zio. Se ti ho scelto, perché ancora non ti si legge in faccia che sei un poliziotto. È un affare di droga, commissario? Di droga e di altro. Pepito deve essere dentro all'uzione di Barnabé, alla Place Blanche. Pare che l'abbiano ammazzato in macchina e poi buttato fuori dall'auto in corsa. Ma Barnabé era marsigliese, no? Lo spaccio della droga... Oh, mi scusi, commissario. Lo spaccio della droga fa capo a Marsiglia. E quindi l'Indifferent sarebbe un deposito, non è così? Può darsi. Però ci occorrono le prove. Cominciamo da Pepito. Oh, fa le cose pulite, con mano leggera. Che tu a volte ci vai un po' pesante. Non te la prendere, sai. Non è cattivo, è il suo modo di fare. Il mio capo è sempre aspro con te. No. Amadieu è sempre polemico con tutti, ma è un buon diavolo. Così ieri ti aveva messo di guardia all'Indifferent, eh? E poi? Ho capito qual è l'Indifferent. È quel cabaret che prima si chiamava Torre d'Or, eh? In Rue Fontaine, vero? Sì. Da dove vieni, Philippe? Tuo nipote viene direttamente dal cabaret, signora Maigret. Andiamo su, non fare quella faccia. Era di guardia. Allora eri di guardia dentro, non fuori, l'Indifferent. Sì, ero di guardia dentro. Senti, preparaci due buoni caffè, per piacere, eh? Grazie, signora Maigret. Senti, sono le 4:30. A che ora è successo? Poco prima delle 2. Per sorvegliare Pepito Palestrino, il padrone del locale, facevo finta di darmi da fare con un'entraîneuse. Beh, si è fatto tardi. Io vado a prendere il cappotto. Ok.
Chiudete presto quest'anno. Non è ancora stagione. Aspettiamo che si muova la provincia per il salone dell'automobile. Nasci, lasci pure. Grazie, signore. Ciao, Pepito. Buonanotte. Ciao. A domani, Pepito. Spero ancora insieme. Lo speri tu, eh? Vedremo. Allora chiudiamo. Vai pure. Buonanotte, padrone. Io continuavo a spiare dalla toilette. D'un tratto, Pepito, come per un rumore o un sospetto, alza la testa, esce dal suo ufficio e attraversa la sala del cabaret. Sembrava proprio che venisse verso la toilette, verso di me. Allora ho messo mano alla pistola. E già hai sparato? No, no, non lo so chi ha sparato. Su, prova a ripetermi con calma quello che è successo, eh? Perché, zio? Ma come perché? Avanti! Ma te l'ho detto! Io continuavo a spiare Pepito, che armeggiava con i cassetti della sua scrivania. Sentito, vigliacco! Esci fuori! E sai chi ha sparato quel colpo? Non lo so, non lo so, non lo so, zio. Ma Pepito era solo, hai detto? Sì, ne sono certo. E allora? Allora... non lo so... Io sono rimasto lì un momento senza capire niente. Poi sono corso nella sala. Pepito era steso per terra, di fianco, tra due sedie rovesciate. Era morto, ma con quegli occhi sembrava che mi guardasse ancora. Allora... beh, allora mi sono messo a urlare, a correre. Ho visto il quadro degli interruttori e mi sono messo a accenderli a casaccio. Luci, proiettori, ventilatori. Sembrava un inferno di luci e di ombre. Ah, a un certo punto mi è parso di vedere un'ombra che si muoveva. E ho sparato. Niente, niente. Alla fine sono entrato nell'ufficio di Pepito. C'era una rivoltella sulla scrivania. La canna era ancora calda. Sì, mancava un proiettile. Come fai a saperlo? Ho estratto il caricatore. E bravo, stupido! Dio mio, hai preso in mano la pistola. Figlio. Mi vengono in mente tante cose. Di fronte a un delitto, tutti avrebbero pensato che dal momento che ero solo con Pepito, mi ero appropriato della sua rivoltella durante la colluttazione, uccidendolo. E non è così? Ma penso... ma vuoi dirmi che proprio tu, dico, un poliziotto, sei andato a mettere le tue belle impronte sull'arma con cui è stato appena commesso un delitto? Ma perché gli parli in questo modo? Tu nipote, no?
Credi che Philip sia venuto fin qui per mentirti? Lui non è capace, sai. Sì, forse è troppo stupido per mentire. E poi? Cosa hai fatto? Ho preso quella rivoltella. Stavi a fare lì dentro? Ho capito. Sei ubriaco fradicio, eh? Ecco tutto. Aiutalo, Megri. Pensa che ha anche un bambino adesso. Voglio sperare che abbia detto la verità. In ogni caso sarà difficile dimostrarlo. A che ora arriverà Amadieu in Rue Fontaine? Alle 8. Andiamo, andiamo, su, via. Dov'è che il mio vestito grigio di flanella? Nell'armadio del corridoio. No, aspetta, aspetta, vengo io. Ma no, stai lì, che non faccia un'altra stupidaggine. E tua moglie? Come sta? E il mio bel nipotino? Sono in Alsazia dalla mamma. Ah, da mia sorella. Ah, meglio così. Sì, ma tu non dirle niente per adesso, sai. Nel frattempo vedrai che tutto si aggiusterà. Che mestieraccio, però. E anche tu, eh? L'hai voluto fare. Addio, signora Maigret. Arrivederci. Ciao, zia. Andiamo. Sali, sali. Quando sei uscito in Rue Fontaine, c'erano altri che passavano? No, ho visto solo quello che mi ha urtato. No, no. Zio? Cosa ti serve? Mi mancano 300 franchi. Ah, soltanto? Grazie. Grazie, eh. Cosa prendi? Niente, niente, grazie. Prendi niente? No, poi Cappadocchi, calda un po'. No, zio. Cappellate. Non me lo sento. Mi dà per favore un panino. Un panino e un pacchetto di trinciato forte. No, lo prendo io. Mi scusi tanto. Io ho preso quello sotto perché sono più freschi. Perdoni, sì.
Senta, è successo qualche cosa qui stanotte? Pare che abbiano fatto fuori il padrone dell'indifferente. Ah, Pepito Palestrino, eh? Non so come si chiama, non lo conosco. Io faccio il turno di giorno. Ah, poi vi do. Sentito? Nessuno deve sapere niente prima delle 8. Invece quello che ti ha urtato ha già lavorato bene, Gloria. Hai visto? C'è gente davanti all'indifferente. Che devo fare? Beh, vai là e aspetta il tuo capo. Tu non vieni? No, adesso no. Non... E che gli dico? La verità, se è la verità, Ma e se mi chiede perché non ho avvisato subito la centrale? Se vuol sapere dove sono stato? Mi dici che sei venuto da me, la verità, adesso vai, su, andiamo. Ti chiedo perdono, zio. Andiamo su, Filippo, facciamo scene patetiche. Senti, quando avrai fatto il tuo rapporto, vieni allo shop du Pont Neuf accanto alla centrale, capito? E se mi trattengono e mi arrestano? Ebbene, se sei libero, vieni lì, se no, sa mica ti aspetta per l'ora di pranzo, capito? Su, vai. Vai, andiamo. Mi dà per favore un bicchiere di vino bianco? Allora, dimmi. Ero di servizio a Place Blanche. È venuto vicino di corsa e mi ha detto... Sì, io sì, tanto parlerai dopo. Dice, ho visto uno uscire dall'indifferente adesso. Aveva tutta l'aria di avere combinato qualcosa. Aveva tanta fregola di scappare via che non ha nemmeno chiuso la porta. Così mi ha detto. Sì, infatti il locale era già chiuso, il personale era già andato via, per questo io... Va bene, vai pure. Tu sei sicuro di riconoscerlo? Ma credo di sì. Sa, mi è rimasto impresso. Fa un po' passare i fermati di stamattina. Guardali bene. C'è tra questi? C'è sì. E lui. E questo è il giovanotto che dice di aver urtato uscendo da qui? Non lo so se era lui. Mi è venuto quasi addosso. Non lo so. No, no, ti sbagli, amico mio. Ero proprio io. Sta zitto tu. Va via. Però sta a disposizione, ti possiamo cercare da un momento all'altro. Lascia qui all'ispettore La Puente, generalità, recapito e tutto. Allora. Tu aspetta. Mars, trovato niente di interessante? Mi pare di no. Mi pare proprio di no. Impronte, naturalmente. Qualche traccia sulla pistola di Palestrino, ma insomma le solite cose. Continui, Mars, mi raccomando, il massimo scrupolo. Ci conti, commissario. Faremo del nostro meglio.
È una brutta faccenda, sai? Se tu ti ostini a raccontare questa storia... Lei non mi crede, commissario. Te l'ho detto, chi ti crederebbe? Ti dispiace darmi la pistola? Non vieni? Un bicchiere di vino. Tutto fatto? Sì, sì. Ma mica è finita, sai. Chissà quante volte mi faranno ripetere la filastrocca. È tutto perché c'è di mezzo uno di loro, capisci? Dammene un altro. Ho una sete stamattina. Ma che vuole quello? Boh. Salve. Su col morale, Filippo. Vedrai che qualche cosa salterà fuori. Sì. Le mie impronte digitali. Sì, quelle sì. Ma già ci si aspettava tutti di trovarle, no? Peccato che non si sia trovato altro. Scusa, vado. Mi aspettano. Che c'è? Ecco, ho portato il risultato dei rilevamenti fatti all'Indifferò. E allora? Può vedere lei stesso. Eravamo già certi. Ma queste impronte e tutto il resto tagliano la testa al toro. Lei può andare. Se non c'è altro, signor procuratore, commissario. Vuol ricevere il piccolo Maigret? Così ascolta la sua versione. È fuori. Che aspetti? Devo ascoltarlo e lo ascolterò. Ma come e quando lo riterrò opportuno. Tutti si devono adeguare alle nuove norme. Adesso non è più un poliziotto, ma un imputato qualunque. Anzi, se insiste nel suo castello di bugie... Lo faccio subito sbattere dentro. Il signor procuratore deve capirlo. È stato uno smacco grosso per lui, è duro ammetterlo. Quelle storielle gli vanno perdonate. Perdonate? Per Diana. Ha ucciso. E deve pagare. Anche se è nipote di un monumento. A proposito di Maigret, signor procuratore, devo farle presente che è già qui a Parigi. E prima o poi si farà vivo in difesa del nipote. Il che francamente mi mette in imbarazzo. Perché io vorrei aiutarlo... Data le cose come stanno, io non lo riceverò. E con questo ho detto tutto. E anche lei si comporti adeguatamente. Se eravate colleghi, capisco. Ma salvate certe forme. Intransigenza assoluta sulle questioni d'ufficio. Quel Maigret, tra l'altro, con quei suoi metodi così superati, non mi è mai andato a genio. No, no. Righiamo dritti come se ignorassimo. La legge è uguale per tutti. E si deve anche dare un esempio. Pronto? Sì, ascolto.
Pronto, eccellenza? Ma certo. Beh, posso interessare i funzionari addetti? Ma naturalmente. Ma si figuri. La terrò informata. Ossequi. Per fortuna che non si sono commessi errori in questa faccenda. Dell'Indifferent? Ma già. In poche ore è arrivata in alto, molto in alto. Pare che il locale fosse ben frequentato. Dipende. Secondo le nostre informazioni figurava nel giro della droga. Quindi avevamo buoni motivi per metterlo in relazione all'assassinio di Bernabé Joly. Già. Il marsigliese è trovato a Place Blanche. Mm. Non che fosse un locale particolarmente malfamato, no, ma Palestrino la sapeva lunga in fatto di droga. Avevamo chiesto e ottenuto un mandato, si ricorda? Sì. Comunque io parlavo dei frequentatori che, ignorando, trovavano il locale, non so, un divertimento attraente. Oh, sì, sì, sotto questo aspetto. In tal caso, si tratta di ricevere e di ascoltare un certo signor Cajot. Cajot, il notaio? È conosciuto? Sì, sì, lo chiama il notaio. È anche un confidente. Tanto meglio. Lei lo ascolti. Pare che non chieda molto. Una certa clemenza circa le eventuali sanzioni contro il locale. In caso di incidente grave come questo è prevista la chiusura discrezionale. Discrezionale. In tal caso, lasciarlo aperto sarebbe un modo da far capire all'opinione pubblica e ai giornali che la polizia non vuol coprire nessuno. O perlomeno non vuol punire chi non c'entra. Bene. So che usate questo sistema, questo premio, per ottenere la collaborazione dei gestori. Tocca però a lei decidere. Beh, non sarebbe la prima volta. Poi in questo caso potrebbe essere utile anche al commissario Godet. Eh già, il suo collega del buon costume. Insomma, veda lei. D'accordo. Siamo venuti a trovare i colleghi, come va? Che piacere. Prego, prego, si accomodi, commissario, c'è il suo tavolo qui che l'aspetta da sempre. Grazie. Eccoci qua. Avete sentito parlare del commissario Maigret? Lui. Vanno bene i polli e i conigli? Come no, ma anche tra loro ci sono prepotenti carogne. Lo sai che certe galline si mangiano le uova? Sì. Sì, le fanno e poi tic, 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 le rompono, sai, le forano e poi se le bevono ancora calde. Ma dice sul serio? Sì. Non l'avevo mai sentito. Beh, allora si sono date la voce e hanno aspettato che arrivassi io. Il solito Calvados. No, vino bianco, no, devo andarci adagio con Calvados, ne ho presi troppi. Ma se sta benone. Vabbè. Sì, sì, Cajot, va bene. Io mi sono permesso di far notare che l'Indifferent non apparteneva più a Pepito Palestrino. E già da più di una settimana era stato regolarmente ceduto. Sì, a questo signor Albert, ho capito. E lei c'è in qualche modo dietro? No, questo non è detto. E non risulta da nessuna parte. E allora? Allora mi sembra giusto che la nuova gestione debba sopportare le conseguenze di qualcosa che possano aver commesso i vecchi padroni. D'altro canto, anche lei, commissario Godet, che è della squadra del buon costume, sa meglio di me che dove appaio io, sia come facciata che dietro le quinte, non succede mai niente contro la legge. Ma che cosa vuole, Cajot? Un diploma al merito? No, dica quello che vuole, perché noi qui non l'abbiamo ancora capito bene. Albert,
vorrebbe che il locale restasse aperto, gli costa già un sacco di soldi. D'altro canto voi potete fare tutte le indagini che volete, se c'è qualcuno che ha paura di qualcosa, questi non siamo certamente noi. Lei lo sa, Cagio, è sempre interesse suo darci una mano. Ma quanto a questi, io sono a sua completa disposizione. Non mi dica che è la prima volta. Oh, adesso sì che ci si intende. E un'altra volta, se deve chiedere qualche cosa, non la faccia cadere così dall'alto, scomodando tutti i santi. D'accordo? Godè, fammi un favore, lasciami fare due chiacchiere con l'amico. Poi verrò da te e ti dirò tutto sui protettori e sulle donnine che bazzicano i suoi locali. Precedenza alla giudiziaria. A più tardi, Peugeot. Il mio ufficio lo conosce. E adesso... a noi due, Cajot. Philippe, vieni. Il procuratore ti riceve. Finalmente. Signor procuratore, c'è l'ispettore Lauer. Non faccio entrare. Mi raccomando, stai calmo, non peggiorare la situazione. È venuto a prendere l'aria di Parigi, sì. E sono proprio tanto contento di vederla. Ti vedo anch'io con tanto piacere. Anzi, ti devo dire la verità, t'aspettavo, sai? Eccomi qua. Sì, ci eravamo dati appuntamento qui con Philippe. Due ore fa, poi ho visto la Poin che mi ha detto che aspettava ancora di essere ricevuto dal procuratore. Adesso è quasi sera, tu ne sai niente? Ah, sì, sì. Philippe è entrato poco fa. Ah, sì? Allora... si vede che vi piace farsi aspettare, signor procuratore? Dipende. Beh, allora, stavolta lo fa apposta, Beh, non... il solito per me. Subito. Senti, se sei diventato anche diplomatico, Luca, salutiamoci e via, No, capo, perché dici così? No. È che deve rendersi conto che questa è una faccenda delicata, ecco. Sì, sì, ho capito. Ma Dio ce l'ha con Philippe, vero? Ma... capo, lei lo conosce Amadieu, no? Non è mica cattivo, sai, che in questi ultimi tempi abbiamo avuto delle grane con quel locale di Floria. Sì. Così, capisce, deve muoversi con i piedi di piombo. Ah, ecco, grazie. Prego. Senti, io sono qui per aiutare Philippe, che ha fatto una cretinata, ma non voglio dar noia ad Amadieu, anzi al contrario, vorrei dargli una mano, diglielo. Sì, anche il commissario, il procuratore, tutti, insomma, noi siamo convinti che Philippe ha fatto una cretinata. Benone, e allora, scusa... ma sai se hanno intenzione di interrogare Cajot? Germain Cajot? Ah, sì? Sì, lo stanno interrogando proprio adesso. Ah, vedi, quella è una pista buona. Capo, senta, lei che cosa intende per cretinata? Quello che quel cretino ha fatto, no? O quello che dice... di avere fatto. Andiamo, Luca, andiamo. Anch'io ho i miei dubbi. Quello che dice Filippo essere tutto smontato, il colpo che è partito dalla sua pistola può averlo sparato in preda al panico. Ecco, la pallottola che abbiamo trovato dimostra proprio questo. Si è conficcata in una porta, ecco, come se fosse partita durante una colluttazione. Oh, dunque, appunto, e lui nella lotta può avere disarmato Pepito e avergli sparato. Ecco.
Le impronte sull'arma dicono proprio così. Certo, ma c'è un fatto. Un fatto che deve far credere in ciò che dice mio nipote. Pepito Palestrinò doveva essere arrestato stamane. A qualcuno faceva comodo che non parlasse. E io penso a Cajot. È lui il vero padrone dell'Indifferent, come del Pelican e della Boulevard. Questo lo sa, Amadieu? Sì, lo sa. Ah, ecco. E sa anche che Cajot ha aperto un nuovo locale a Nizza proprio in questi ultimi giorni. E allora non è chiaro? Scusa, eh? Pepito, che era l'uomo di paglia di Cajot all'Indifferent, si trovava sulla macchina da cui fu buttato il cadavere di Barnabè con un coltello nella schiena. Questo l'avete accertato voi, me l'ha detto Philippe Duc. E io dico che forse su quella macchina stessa c'era anche Cajot. No. No? No, capo, è stato accertato di no. Sì, Cajot recluto ai suoi uomini di paglia, come dice lei, proprio in quella bella schiuma che sappiamo, ma non è mica il tipo di immischiarsi nei loro traffici. Sono troppo pericolosi. Sì, sì, lui è troppo prudente. Sì, sì, ma in una maniera un po' speciale, mi permette, capo? Sì. Cajot ci tiene troppo a essere in buona con noi. I suoi scagnozzi sanno benissimo che devono arrangiarsi da soli e sanno anche che devono stare attenti alle soffiate che lui fanno. Sì, sì, beh, ciò non toglie che qualcuno, saputo che Pepito stava per essere arrestato stamane, abbia preferito assicurarsi che non parlasse. No, no, perché nessuno poteva sapere di quel mandato di arresto. Eravamo in quattro ad essere al corrente. Il commissario Madier, il procuratore Dumayot, Philippe e io, che ho battuto a macchina il mandato e poi l'ho portato al procuratore per la firma. Beh, pure basterebbe conoscerlo, Philippe, per sapere che non ha ammazzato. Beh, ascolta, Luca, Philippe non sa né parlare né stare zitto. Sì, uno che lo sente parlare la prima volta può pensare tutto su di lui. Ma tu ci hai lavorato fianco a fianco. Sai com'è fatto? Buono, bravo, ma impacciato. E quando ne infila una storta, non è con la parlantina che ne esce. Ammesso che sia così malizioso come quelli pensano. Ecco, vede... sì, come dice lei, io Filippo lo dovrei conoscere molto bene. Insomma, è che... Beh, sì. Sì, potrebbe anche essere andata come dice lei... E continua. Cosa vuoi dire? Che su lui ne sai più di me? Andiamo su, adesso non fare quella faccia, mica mi offendo, sai. Sotto qualche riguardo, di sicuro lo conoscerai meglio tu. Sei stato a contatto con lui in un altro modo, da pari a pari, mentre con me Philippe si è sempre comportato con un po' di rispetto, di timore. E allora... Andiamo, parlo, su. No, pensi che potrebbero essere balle le sue messe insieme per tentare di salvarsi? Capo, io so che molte volte è riuscito a metterci nel sacco con quella sua aria da finto tonto. Eh? No. Sì, vabbè, erano scherzi tra colleghi. Però anche sul lavoro, sa? Sapeva fare la scena, sì, a modo suo. Oh. Si ricorda, capo, quella faccenda dei gangster? È stato lui a metterli in trappola. E... sapeva recitare, sa? Da maestro. Con quella sua aria da finto tonto, eh? Ecco. Oh, capo. Io non vorrei che lei pensasse che... No. No, guardi, veramente, sai, io mi auguro con tutto il cuore No, di che ti scusi, Luca. Grazie, anzi, della franchezza, invece. Deve essere difficile con un pensionato scorbutico... È rimbambito, eh? Ma cosa dice, capo? Piuttosto, sai, sei stata informata sua moglie in Alsazia? Ah, sì, sì, gli ho telefonato io. Philippe mi ha detto di dirle che era in missione e che non si preoccupasse. Sì, purché i giornali non ne parlino. Ma prima o poi ho paura di sì. Il procuratore vuole dare pubblicità alla cosa. Immagino... come esempio di intransigenza verso gli stessi tutori della legge, vaglia dar torto. E vabbè, tanto ormai è inutile aspettare qui, eh? Vabbè, andiamo. Capo, lei
Lei pensa di andare su da Filippo? Alla centrale? Perché credi che farmi vedere su adesso potrebbe peggiorare la situazione? Ma io penso che sarebbe meglio trovargli al più presto un buon avvocato. Sì, questa è la prima cosa da fare. Dopodiché andrò a distrarmi in un certo localino. Sai, manco da tanto da Parigi e prima di cambiare le mie idee vorrei schiarirmele un po'. Per ora grazie, amico mio. Dio, Luca. No, lasci, faccio io qui, Ecco. Tocca a me. Allora offrirò io quando tutto sarà finito, quando tutto sarà schiarito. Va bene così? Arrivederci, Luca. Arrivederci, caro. Stia attento, ad ogni modo. Orrore dei minchioni. François! 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 L'assassino dell'indifferente è un poliziotto? François! L'assassino dell'indifferente è un poliziotto? François! Io mi ero tanto raccomandata di tranquillizzarmi e invece... Hai visto? Ecco, nemmeno un telegramma. Ma l'avrà fatto, signora, solo che qui il telegrafo chiude alle 8. Vedrà che arriverà senz'altro domani mattina. Sì, ma ormai sono le 9:30 passate, è inutile aspettare. No, ma tu va pure a casa, Lucien, poi finisco io. Ma signora, non vorrei mica rimanere sola qui tutta la notte. A casa io ho già avvisato e se non mi vedono tornare sanno che dormo qui. Oh, grazie Lucien, grazie tanto, sei molto cara. Sì, infatti proprio non mi sento di star sola stanotte. Allora, sai cosa facciamo? Andiamo su intanto a preparare la tua branda. Ecco, l'aiuto, signora. Sì. Vecchie strade di questa mia città, con voci che conosco già, le voci allegre dei bistrò, ma questo cuore non vuol sentire. Lungo Senna tu sai di me, di lui, io ricordare non vorrei. Ma c'è un profumo di lilla che ha risvegliato tutto un passato. Celano il più lungo Senna stasera e non ci sei più tu. Capiti spesso a Parigi. Che c'era la prima di tanto in tanto. Parigi non c'è. Con mille hotel, nessuno aspetta. L'hanno trovato proprio qui, al tavolo numero 5. Era già sì, un cadavere. Ma dicono, non siamo tutti venuti per fare il morto. Per un momento. Champagne lo sento. Niente del più lungo Senna stasera. Pian piano scendo giù. Guarda l'acqua, forse già primavera, Parigi non c'è più. Dove sei? Dove sei? Parigi mia, si muore sai di nostalgia. Lui se n'andò. E se la prendessimo anche noi? Una bella bottiglia di champagne, eh? Ma dai, che non piace a nessuno dei due. Fa un altro cocktail, me lo offri? Ma certamente. Champagne orange.
chi è quello là? Alberti, un nuovo principale. Senti, mi riaccompagni a casa dopo? Ma naturalmente. Come ti chiami? Fernando. Ah, Fernando. Senti, eri qui ieri sera? Certo, lavoro qui. Però brutta serata ieri, Pareva che dovesse andare bene con uno. Poi invece mi ha lasciata in bianco. Buonasera, signora. Buonasera. Salute, signor Cajot. Oh, lei qui. Come mai? La credevo in pensione. Anch'io. Prende qualcosa? Perché no? Un tavolo, signor Cajot. Prego. Grazie. Secca. Scusa. Grazie. Cosa prende? Ma io prenderei un cognac. Io un 26. Bene. Un sigaro? Sì, volentieri. Si trattiene molto a Parigi? Beh, finché l'assassino di Pepito non sarà in prigione. Ah, allora... Per questo l'hanno richiamata. No. Grazie. Prego. No, nessuno. Nessuno mi ha richiamato. Senta. Da quando ha comperato il locale? Di Ferran? No, io non c'entro. È di Albert. Ah, come prima era di Pepito, siamo d'accordo. E crede che valga la pena di parlarne? Oh no. Senta. Che alibi ha per ieri notte? Carità, commissario, me l'hanno ampiamente controllato alla centrale. Sapeva che Pepito era sorvegliato? Beh, dopo quello che è successo a quel giovane ispettore, ci voleva poco immaginarlo. Pepito era sospettato di aver fatto fuori Barnabè. Stava per essere arrestato stamane. Sì, me l'ha detto il commissario Madier durante il fuoco incrociato di oggi. Ah, perché prima non lo sapeva lei. Perché questa domanda? Boh, perché se qualcuno voleva che Pepito tacesse, gli è andata a fagiolo. Pepito oramai non parla più. Ma lei cosa crede, commissario? La mia fedina penale non è pulita, questo sì. Non è mai stata macchiata da atti cruenti contro persone fisiche. Ma che bel linguaggio. E non risultano neanche reati di complicità in atti, diciamo così, cruenti, Non ne risulta nessuno. Ah. Senta, non ha dovuto aspettare molto per riaprire il locale. Certo, se l'avessero lasciato chiuso, oltre a un grosso danno, sarebbe stata una vera e propria beffa. Far pagare a un innocente la stupidaggine di un poliziotto. Eh sì, una grossa stupidaggine. È proprio quello che ho detto a mio nipote. Perché? Suo nipote si interessa alla faccenda? Beh, è lui che ha fatto la stupidaggine. Ma come non? Non gliel'ha detto il suo amico Madieu? No. Mi dispiace. Mi dispiace veramente. Sì? Beh, non la facevo così sensibile. No. No, commissario, mi dispiace più per me che per lei. Già mi seccava che fosse successo qui dentro e ci fosse mischiato un poliziotto. Adesso poi mi secca in maniera addirittura enorme, scoprendo che si tratta di suo nipote e che l'affetto lo spinge a ritenerlo innocente e a dare a me un sacco di fastidi. E d'altro canto, se ha commesso un'imprudenza, deve pur pagare, no? Mi spiace. Comunque, spero che riesca a cavarsela nel modo migliore. Beh, me lo auguro anch'io, me lo auguro, sì. Senz'altro. Io lo saluto, Cajot. Senta, commissario. Se riesco a sapere qualcosa che possa aiutare su un po', io lo farò sapere. Ah, la ringrazio. Senta, per piacere. No, lo offro io. No, devo pagare altre consumazioni al bar.
Di nuovo Cacciò. Ecco, venga pure. Tieni caro, gli ho fatto questo. Via. Buonasera, commissario. Ah, buonasera. Buonasera. Stai lontano? Oh no, due passi. Come lo conosci, Cacciò? Ah, siamo paesani. Perché? Così, niente. Sei già stata con Cacciò? Ma Cacciò non va con le donne. Ah, perché? Va con... No, neanche. Altri giri, quello. Senti, tu conoscevi Barnabè? Quello... quello che hanno pugnalato? Mm. Sì. Sì, sì, di vista. Bazzicava l'indifferente. Mm. Con Pepito erano amiconi. Ah, sì, erano amiconi. E con Cacciò? Ah, quello. Quello non dà confidenza a nessuno. Beh, ma tu non ti spogli. Senti, ci sono 200 franchi se mi aiuti a scoprire qualche cosa di quello che ti ho detto, eh? Ma allora è per questo che sei venuto. Ma io cosa dovrei fare? Ecco, per cominciare, vedi di sapere chi c'era ieri notte al Tabac Fontaine, sai quel bistrot che è vicino all'Indifferent. Perché no? Ogni tanto ci vado. Senti, se vuoi posso andarci anche subito, a sentire che aria tira. Mm? Brava, brava per no. Tu non perdi tempo, eh? Bene, brava. Allora io mi cambio, sì, e ci vado. Brava, e domattina io ripasso qui a sentire il tuo rapporto, mm-hmm, eh? Ah. Bene. Brava, Fernando. Ecco fatto. E tu? Vai a nanna? Sì, vado a nanna perché ho tanto sonno, sai. È da stamattina alle 4 che sono in piedi e non sono più un giovinotto, hai capito? E allora scusami tanto, sai. Addio, caruccia, sai. Non apro. Neanch'io. Apro di piatto. Tre volte. Passo. E passo anch'io. Ci sto. Una scatola di sigari. Oidea, hai preso la parola? Per forza, con carte così schifose. Ehi, ti vedo un po' giù, Giuseppe. Giù io? Perché? Quello è una volpe che se vuole ci mette nel sacco tutto. Stiamoci attenti, eh? Io per me me ne fregherei se non avesse la cattiva abitudine di bazzicare la polizia centrale. Lui sta in buona con tutti, ma soprattutto con le madame, eh? Eh sì, il nostro notaio la sa lunga. Beh, ma dico, ci siamo addormentati. Eh già. Beh, io la pianto qui. Come sarebbe? Scusa, ma io perdo, ma non è giusto. Claudio. Ah, Luis. Vada. Luis, due amici. Che
ne dici di venire da me, eh? E dai, ti faccio vedere che signor appartamento mi senti. E va bene. Però a una certa ora vorrei rientrare. Vabbè, ma mica ti sequestro. Ciao Luì, arrivederci ragazzi. Ciao, ciao, Luigi, ciao. Ciao. Senti, ma io ho l'impressione che tu perdi il tuo tempo con quella gente e i tuoi quattrini. Io lo dico per te, sai, contro il mio interesse. Sì, forse sì, hai ragione, forse è proprio così. Ma tu all'Indifferenti ci vai stanotte? Devo pur campare, no? E allora, senti, fai una cosa, tieni d'occhio il principale, Albert, e Cajot se capita. E all'uscita fai una scappata alla... a Tabacfontaine, eh? Osserva bene tutto, anche il piccolo Joseph. Ah, ti avverto però, quel Joseph non mi fila nemmeno. Scusi, signor commissario, ma il signor procuratore mi prega di dirle che adesso non può riceverla. Forse nel pomeriggio o prima di sera. Ma è la fine del mondo. Mi mancano 6 mesi per andare in pensione, ma parola mia che non chiederò di restare un minuto di più. No, io certe cose non le posso vedere. Non prendertela più di me, Croassano. Io me lo immaginavo, sai, ma ho voluto tentare, non si sa mai. Adesso proverò da un'altra parte. Grazie, amico mio. Scherzo. Grazie. Prego. L'ispettore Philippe Lauer ha sempre negato finora, ma il procuratore Dumeillot avrebbe deciso di metterlo fin da stasera in stato d'arresto. Ah, il colmo. Anche se avesse ucciso non c'è premeditazione né niente. Ha diritto di essere lasciato a piede libero. Guardi che anche il commissario Amadieu non è d'accordo per l'arresto. Anzi, è molto dispiaciuto. Io sono dispiaciuto, ma non si fa trovare, il procuratore si nega, non mi riceve. Ah, ma ci torno, eh. E devono darmi spiegazioni. Senta, sono stato in archivio e ho trascritto per lei la scheda di Cajot. Bravo. Non so se posso fare qualche altra cosa per lei. Ti ringrazio, Luca. Allora, guarda anche la scheda del testimone, il piccolo Joseph Audiat. E già che ci sei, quello dei due morti, Pepito Palestrino e Barnabé Joly. Sono sicuro che qualche idea, sai, mi verrà in mente. Mo, se sono come quella di Cajot. Perché? Mo. Ok, vai bene. Lega un po'. Dunque, Germain Cajot, 59 anni. Comincia come assistente in uno studio di notaio a Lione. Prima condanna ad 1 anno per falso. 3 anni dopo 6 mesi. Sì. 3 anni dopo 6 mesi. Cosa vuol dire? Tre anni dopo, virgole, 6 mesi sì, per... Sì, ma la virgola non c'è, il tuo solito difetto, senza virgola. 3 anni dopo 6 mesi per tentata estorsione ai danni di una compagna assicuratrice. Sì. Cos'era una sua amichetta? Buono, non mi risulta. Aspetta, permetta. Non so se nell'archivio c'era. Ai danni. Compagna. È una compagnia assicuratrice. Scusa, ma manca. Compagnia assicuratrice. Poi si perdono le tracce. È segnalato a Monte Carlo come croupier. Poi entra in contratto con la polizia. Sì. Entra in contratto con la polizia. Perché? Non capisco. Ah, in contratto con... Scusi, no.
Si entra. Voi avete incontrato con la polizia? Ah sì? Ma non capisco cosa significa questo. C'era nell'archivio, entra in contratto con la polizia. E ha scritto così. No, entra. Poi entra. Ah no. Entra in contatto con la polizia. No, c'è un errore. Sì, giusto. Dunque, entra in contatto con la polizia. Sì. Ci sono un paio di denunce, ma non hanno avuto mai seguito. È ormai confidente e è in pianta stabile. Ecco, dice pochino, però, Certo, non è la scheda di un assassino, neanche quella di un mandante. Comunque, questo arresto non mi va giù. Ecco. Andiamo. Oltretutto, poi, c'era anche la questione della partita. Maigret, non se la pigli con me. Io ero contrario quanto lei a quest'arresto. Ma io mi facevo valere quando ero certo di una cosa. E a farglielo capire quando occorre che non siamo delle marionette che si possono tirare su e giù. E lei era un privilegiato ai suoi tempi. Ma io cosa posso fare? Il dossier non è più nelle mie mani. Il procuratore se ne vuole occupare personalmente. L'ha conosciuta anche lei, Dumaio? Sì, giusto prima di andare in pensione. A sufficienza per capire che non mi poteva sopportare. Per questo che ha messo in trappola Filippo. No, non esageriamo adesso contro Dumaio. Se vuol saperlo, è arrivata anche una nota del ministro. Perché in questo caso specifico non si prestasse il fianco ad accusa di favoritismo. Sì, ma la colpa di mio nipote non è provata. Via Maigret, molti fatti sono contro di lui. E le sue dichiarazioni, nonostante l'avvocato... Ha confessato? No. E allora? Ma il suo modo di negare è così poco convincente. Insomma, ascolti, Mathieu. Vede, io le chiedo... Vede, anch'io ho i miei dubbi, sa? E crescono di più. Così le chiedo... Ebbene, sì, le chiedo un grosso favore. Dica pure, Maigret, se posso, ben volentieri. Sì, so che non è del tutto regolare, ma vorrei parlare con Philippe un po' a lungo. Resti qui, Maigret. Le porto suo nipote, così potrete parlare a quattro occhi. Grazie, Mario. Un minuto. Grazie. Dimentica tutto quello che mi hai raccontato finora e che hai raccontato agli altri. Ma io... Ecco, parlami come se venissi da me la prima volta e dimmi soltanto la verità. Ecco, senza preoccuparti di contraddire tutto quello che hai detto. Pensa che nessuno verrà a saperlo, io soltanto, ma che solo sapendo la verità posso aiutarti. Coraggio, Philippe, coraggio. Ti farà bene liberarti. Oh, zio. Allora... Ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare, la notte dove appoggiar la testa per dormire, se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più, corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare di te. Se non ci sei tu, me ne importa più di riordinare il letto,
di scegliere un vestito nuovo non mi importa più, io mi sento giù. Poca voglia ho di lavorare, mio Dio come mi sto lasciando andare. Parlare di te. Serve disperarsi, bisogna che tu mi parli con franchezza, che io sappia la verità. È il solo modo per uscire da questo pasticcio, in un modo o nell'altro. È possibile che anche tu non mi creda. Te l'ho detto com'è andata. Io...
È esattamente quello che mi avevi detto, eh? È quello che ho detto e ripetuto a tutti. Ma nemmeno l'avvocato, nemmeno tu mi credi più. In questo posto ti fanno perdere la certezza anche delle cose più certe. Che vuoi dire? Ma voglio dire che devo essere proprio rimbecillito. Una volta seguivo il mio fiuto, non mi lasciavo tanto influenzare, eh? Ma io ti ho detto la verità. Lo so, Filippo, già lo sapevo, adesso lo so di nuovo. Però mi hai lasciato andare in prigione. Senti, Filippo, di questo rimprovera solo la tua cretineria. A me rimprovera, semmai, di avere dubitato, non di essere stato con le mani in mano. Non voglio andare in galera, zio. Via, ci andiamo, Filippo. Non sarà la fine del mondo, eh? Certo, uno allevato da figlio unico come te non si sentirà in una reggia, eh? Ma è tutta colpa di tua madre. Poi di Claudine, che per non urtare la suocera ti ha coccolato come un bebè, invece che come un marito. Chissà come staranno in pena. Le mie fotografie sul giornale, il resto. E Claudine, lei che è così impressionabile. Bah, le ho parlato per telefono. Voleva venire a tutti i costi. Le ho ordinato di non muoversi e di badare al bambino. Le ho detto che si tratta di un grosso granchio destinato a crollare in 2 o 3 giorni. Ne sei convinto, zio? Sono convinto di una cosa, Filippo. Che se non scopro presto che ha ammazzato Pepito, c'è il rischio che facciano fuori l'assassino e allora sarà ben difficile dimostrare la tua formidabile castroneria. Oh, il procuratore sta per uscire. Il commissario fa di tutto per trattenerlo, ma non... Presto. Ehi, presto. Vieni, vai. Coraggio, ragazzo. Ce la metterò tutta, vedrai. Vai. Fini. Un momento. Via libera. Uscite. Vai. Ciao. Sei il procuratore. Sì. Fuma. Già. Se il procuratore l'avesse saputo, dico. Grazie alla buona, eh? Ma di che? Ed io ad Amadeo gli sono riconoscente, eh? Certo. Ah, è qui. Bene. Vengo giusto dall'archivio per quelle informazioni che interessano. Hai trovato nulla? Sì, come no, ecco qua. Dunque, Pepito Palestrino, 20 anni. 29. 29. Nato a Napoli. Due volte rimpastato? Sì. Per il traffico. Cosa? Due volte rimpastato per traffico. No, no, capo, non può essere rimpastato. Scusa. Sì, due volte. Due volte rimpatriato. Scusa, mi vuoi leggere sì, tu? Sì. Allora, Medetti, intanto io. Pepito Palestrino. Sì. 29 anni. 29 anni. Nato a Napoli. Due volte rimpatriato. Rimpatriato. Per traffico di stupefacenti, non c'è altro. Non c'è altro. Senti, e Barnabè, quello che hanno pugnalato in macchina. C'è lì sul foglietto, capo. Ah, sì. Ma lo vuoi leggere tu che sì? Leggi meglio. Allora, Barnabè Joly, 32 anni, nato a Marsiglia, sì. 3 condanne. Sì. 1 per concorso in rapina a mano armata. Ah, hanno trovato la droga all'Indifferent? No, niente droga, neanche documenti. Qualcuno deve aver ripulito il campo. Certo, l'assassino di Pepito. E di Joseph Audiat, il piccoletto che ha urtato Filippo all'uscita dell'Indifferent e l'ha denunciato. E ecco qui, Joseph Audiat, sì. 30 anni, nato a Charenton, garzone di caffè. Mm. Si occupa di corsi di cavalli. Lo so. Senza fissa dimora. Per trovarlo indirizzano al Tabac Fontaine. Io credo che raccolga scommesse, sa? Sì.
Vabbè, sì, ma meglio di niente. Questo, grazie, grazie anche a te, Luca, eh? Grazie, figurati. Grazie, Luca. Adesso movimento, eh? Ah? A proposito, scusa, avete per caso una fotografia di Cajot? Senti, guarda che non venga il commissario. Stai attento. Una ce ne dovrebbe essere, sa, perché l'ho vista qui proprio ieri. Ma lei, capo, è proprio, ecco qua, è proprio convinto che Cajot... Beh, o Cajot un altro, ma non certo Philippe. No. Oh. Ecco. Grazie. Grazie a te. Presto. Cosa fai? Ah, niente, apro le finestre del commissario, ma Dio, dà fastidio il fumo. Apre. Ah, non fumi più. Ma io fumo, ma non qui. Ho capito. Aspettate un momento. Arrivederci. Comunque, lei si attenga alle mie istruzioni. Croissant. Senti, croissant. Posso chiederti una cosa? Agli ordini, signor commissario. Che ordini, croissant, non do più ordini adesso. Ma conosci, conosci questa persona? Eh? Mm? Sì. Sì, 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 è una faccia che conosco. Sì. Deve capitare spesso da queste parti. Sì, questo lo so. È una persona che fa puntualmente le sue capatine negli uffici della giudiziaria, questo lo so. Ma lo hai mai visto entrare dal procuratore? Dal signor procuratore? No, mai. Mai. Allora ascolta, come sa. Vorrei tu cercassi di sapere, se non ti secca naturalmente, vero? Dagli altri uscieri, dalle donne delle pulizie, non so, se l'hanno visto a una certa ora di mercoledì scorso davanti alla stanza del commissario Amadieu, esattamente verso la fine dell'orario d'ufficio, anche dopo magari. Commissario Maigret! Caro Gordia, come va? Sempre la squadra nel buon costume? E dove se no? Indispensabile fare. Sì. Brutto affare quello di suo nipote, cacciarsi nei guai così stupidamente. Beh, ti spiegherò poi adesso, sai. Scusami, verrò a trovarti, eh? Ci conto. Arrivederci, caro Gordia. Oh, scusi tanto, commissario. Ah, e lei, Cajot? Ha una bella fretta. Sa, cercavo lei. Le ho preparato quella lista che mi ha chiesto. Ha fatto presto. Ma adesso sto andando a casa, non può passare domani mattina. Sì, certo, però domattina per pizzicarne qualcuno forse è troppo tardi. Tutti papponi conosciuti? No, no, ci sono anche dei pericolosi ricercati delle prostitute senza licenza. Croissant, mi raccomando, discrezione, eh? Ma sì, si fidi, signor commissario. Me li dessero in via ufficiale di questi incarichi. Su, poche chiacchiere. Cammina, t'ho detto, su. Brigate, su, in forza. Silenzio. Si trattano male, c'è una divisa addosso. Permettessi tu, mi avessero la vita di affacciare. Fernand Bosquet? Sono io. Vieni con noi, senza storie. Ma cosa ho fatto? Su, avanti. Mi lasci. Avanti, su. Su. Volta, su. Portano il commissariato, le cose locali. Sbrigatevi! Dentro! Oh.
L'hai mai vista questa? Sarà un'abusiva. Sì, una di quelle che ci rubano la piazza. Senti chi parla. Zitte voi. Ma che cosa aspettiamo, andarci nella coincidenza? Non fare la spiritosa. Cosa volete trovare ancora? Non ne avete già abbastanza? Sta tranquilla che adesso andiamo. E non ti lamentare che sei in buona compagnia. Mi sbaglio? Ho visto il commissario Godet. È venuto di persona a farci gli onori di casa. Aspettalo, ti ho detto di stare zitta. E piantalo una buona volta. Che fai, canaglia? Avete visto, mi ha messo le mani addosso. Zitta! Ma te la farò pagare. Chiudi, ti presto. Denuncerò. State zitte. Ti denuncerò. Chiudi, portatele via. Lei ti corteggia malgrado me. Tu ridi troppo, hai scelto già. Ed io tra di voi, se non parlo mai, o con Ma non c'è Fernand? No, ma non dovrebbe tardare ormai. Grazie. Ed io tra di voi, la sola vedrò. Buonasera, il signore desidera. Per ora niente, poi... Forse un po' di fatica. Ma cosa vai a pensare? No, al contrario. Sì, una magnifica serata. Sì, è stata una magnifica serata. Ti fai sempre beccare come una pivellina, tu, eh? Le faccio uscire e ne porti un'altra. Via, presto, tutte fuori, là in fondo. Avanti. Permesso? Commissario Maigret, che cosa fa qui in cantina? Poi glielo dirò. La faccio passare tra un momento. Là in fondo, con le altre. Avete preso molte donne stanotte? Quante? Sette, signor commissario, compresa quella che ha fermato lei. E come mai? Vai a fare le arrestate di persona adesso? Beh, si trattava di mettere le mani su degli sfruttatori, dei ricercati, e sotto questo aspetto ne valsa la pena. Ho tolto di circolazione tre bei ceffi di galera. Una soffiata di cajou, se lo ricorda, no? Riesce a rendersi utile quell'individuo, anche se va a capire perché. Mi ha fatto anche perdere tempo con delle poverette che era meglio lasciar campare tranquille. Posso vedere i dossier di queste ragazze? Prego, si accomodi. A lei. Questa qua, si è ribellata a pianto? No, anzi. Vuole vederla? Questa Fernand Busquet era la prima nella lista di Cajou. Sì? Ha bisogno di qualche cosa? No, grazie. Di niente. Sa se la rilasciano o se la portano a Saint-Lazare? Io non so niente. Per me va bene tutto quello che decidono. C'è stato un malinteso stanotte, ma niente di grave. Potrei farti uscire io. Per favore, commissario, non si metta più in mezzo. Mi lasci perdere. Come vuoi. Rifiuta il suo aiuto, a quanto pare. Così sembra. Arrivederci, Godet. Arrivederci. Buongiorno, signor commissario. Un'altra. Bene. Dalla foto, Denise, l'ha riconosciuto subito. Era proprio il signore che quella sera le aveva fatto cadere il secchio. Sì, perché Denise stava entrando nella stanza del commissario Amadier per fare le pulizie e quel signore lì ne stava uscendo. Così, patatrac, tutta l'acqua sui piedi. E non c'era più nessuno nella stanza? No.
Ma lei lo sa, signor commissario, le pulizie le fanno dopo l'orario d'ufficio. E così Cajot può aver avuto tutto il modo di rovistare fra le carte e di capire che l'arresto di Palestrino era imminente. Sei un investigatore perfetto, Froissart. Lei sì che mi sa capire, signor Maigret. Oh, dico, se avesse ancora bisogno, sempre a disposizione. Ne avrò bisogno, Croissant, ma nel frattempo acqua in bocca, eh? Un pesce, signor commissario, come un pesce. Grazie a lei. Marcel? Eccomi. Un altro Calvados, commissario? No, calma, calma, ragazzo. Adesso dopo tanti mesi no. E infatti lo vedo sollevata. Sì. Allora che cosa le do da mangiare oggi? Guardi quanta bella roba le ho preparato. Guardi. No, oggi mangio da un'altra parte. Sì, mangio in un altro posto. Scusa, faccio. Prego, prego, faccia, commissario, prego. Beh. È meglio che vada. Buono, è meglio che vada. Arrivederla, commissario, arrivederla. Ecco il suo caffè creme, signore. E le carte. Ah, grazie. Senti, mi porti un altro sandwich? Buoni, vero? Li ho fatti io. Sì. Glielo porto subito. Grazie. Sorridi, sorridi pure. Ma voglio vedere tra un po' la faccia del tuo padrone e dei suoi amici. Non mi sposto di qui fino a domani mattina, guarda, fino a domani sera, se sarà necessario. Quel tipo lì, da quanto tempo è qui? Sarà più di un'ora. Ha consumato? Sì. Due panini, birra, caffè crema. L'hai mai visto prima? Sì, è già venuto di mattina. Mi dà l'aria di un provinciale, aspetterà la sua. Un gettone, per piacere. Ecco il gettone. Grazie. A domattina, allora. A domattina, ciao. Pronto? 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 Ma quel telefono lì è rotto, eh? Deve essere isolato. Non si sente neanche il segnale. Ho tagliato il filo. Brutte carogne. Ciao lui. Ciao. Ho provato 10 volte con me. Telefono guasto. Dammi una me. Bel tempo, eh? Ah, sì, fuori bellissimo, ma qui dentro si respira male. Cattivo odore. Sì, come di piedi. Piedi piatti. Dai un Calvados, per piacere. Beh, ciao lui, eh? A più tardi. E vedi di dare aria. Dare aria. E come fai? È un locale pubblico.
Calvados. Grazie. Oh, l'ho sporcato. Niente paura. Prima o poi la ditta pagherà. Niente paura. Il prezzo è uguale. Salve. Ciao. Hai vinto? Boh, spiccioletti. Nella quarta corsa li avrei sbancati tutti. Se quel brocco di Fallus non avesse allargato addirittura. Vatti a fidare delle confidenze dei fantini. Dammi Gulwas, eh. Eccoti le Gulwas. Ah, dammi anche due gettoni, per favore. Gettoni, niente. Perché? Qualche balordo ha tagliato i fili. Due panini al prosciutto e una birretta. Salve. Oh, Euge. Ciao. Chi ci porti? Nuovo. Questo è Oscar e viene fresco fresco da Marsiglia. Oscar, piacere, ben arrivato. Al mio. Vieni a sedere. Cosa prendi? Un vecchio perno. Sono fedele io. Bene. Dammi un perno per il mio amico. Hai visto il notaio? Sì, ci ho parlato. E che dice? Permettetemi, amici, torno subito. Vai pure. Eccomi a voi, bellezza. Andiamo. Il conto. Il conto. Come? Va via così presto? No, ma voglio essere pronto ad andarmene quando mi gira, senza perdere tempo a pagare. Che ci volete fare? Quando uno non può perdere tempo, lo perde così, eh? Che cosa? La sapete quella del poliziotto in pensione? Deve essere come quella dello sciacallo sdentato, che senza denti non mastica più. Sì, proprio così. Rimane uno sciacallo e basta. Ma io me ne vado, ragazzi. Domani ho da fare. Louis, pagati da qui. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Lui. Oscar, vieni. Vieni. Aspetta un momento qui, ritorno subito. Vado a cercare un telefono per chiamare il notaio.
attento! No! No! Sei cavata abbastanza bene, eh? Sto male. Sto male. Prova un po' a sputare. Sputa, sputa. No, non c'è sangue, dunque non c'è niente di rotto dentro. O ritornano i tuoi amici. Se vuoi andare con loro, prova un po' a chiamarli. Credi che ci sia rimasto? No, non credo. Che facciamo? Ci riprova? Sì. No, non è possibile. Vediamo. Prima Barnabè, poi Pepito, e adesso toccava a te. Mi lasci dormire. Ma che dormire? Andiamo, devi subito vedere chiaro se vuoi salvarti la pelle. Scusa. Io ho visto i tuoi precedenti, solo 4 condanne, neanche per fatti gravi. Potresti cavartela se fai un gesto pulito, coraggioso. Mm? È il caso, che ha combinato le manovre di questa notte. Eugène non ci sarebbe arrivato da solo. È stata un'idea del notaio. Pensaci e convinciti, eh? Ma che cosa vuole da me? Ma io non ti chiedo granché. Dichiarare che subito dopo la morte di Pepito, l'indifferente Cajot è venuto a cercarti al Tabac Fontaine, ecco. Io non lo sapevo che Pepito era già morto. Parlo. Credo che non lo sapevi, ma Cajò è venuto o no a cercarti. Ma cosa sta dicendo? Ho sete. Ho la febbre, porco boia. Sì. Se mi viene un'infezione mi tagliano la gamba. No, ti farò mettere nell'infermeria della prigione in capo a 15 giorni e tu sei a posto, vedrai. Su, però devi parlare. Fresco almeno? No. Calma. Ma lei dice che mi sono venuti addosso apposta? Ah, veramente io non dico niente. Ma in quel momento c'eri solo tu in mezzo alla strada, sai? E chi guidava? Eugène? Andiamo, piantala, odia, non tirarla in lungo. Se non parli è peggio per te. Sì, è facile per lei. Ma si metta un po' nei miei panni. Sono dei duri quelli, sa? Allora preferisci andare in corte d'assisi insieme a Cajot come complice? Eh? Sai cosa si fa? Domattina... Aia! Oh, scusa. Domattina alle 8 ci presentiamo io e te alla centrale e tu dici quello che devi dire al commissario Amadieu. Nella tua situazione solo in un posto sei veramente al sicuro, in prigione. Ma cosa mi metto? Guardi i pantaloni come sono ridotti. Fai un po' vedere. Sì. Hai ragione. Hai ragione, vado giù a farli accomodare dalla cameriera. Allora? Non so niente. Senti, è meglio... Appena lei mi ha telefonato, ho fatto venire tutti gli altri, saranno qui tra poco. Cajot c'è già, l'ho incontrato nel corridoio, cercava di fermarmi, ma io ho scantonato. Allora, cerchi di interrogarlo subito
prima che veda Cajou. Maigret, non sono nato ieri. Si ricordi che questa risulta come una mia iniziativa personale, di cui il procuratore ufficialmente non vuol saperne niente. Già, e se non va a buon fine, per lui tutto resta come prima. Lasci fare a me. Allora, a noi due. Raccontaci un po' cosa facevi là. Chi mi ha detto d'entrare? Fuori. Ma scusi, lei mi ha mandato a chiamare, la porta è aperta. Aspetti fuori! Ma che faccia rossa. La puoi? Sì, capo. Vieni a scrivere. Allora, ricominciamo da capo. Non ho niente da dire io. È roba che mi ha sequestrato dentro la sua camera. Ah, così parli di uno che ti ha salvato? Che ha impedito che ti accoppassero? Ma chi lo conosce? Io ho avuto un incidente. Mi è venuta addosso una macchina. E chi mi dice che non sia stato proprio lui a guidarla? Senti, amico del sole, quest'acqua non la beviamo. Vedo un po' di cambiare disco. Cosa ci facevi alle 3 del mattino sul boulevard de la Chapelle? Una passeggiata. Avevo mal di testa. Sarò padrone di prendere una boccata d'aria, no? Senti, quando si ha un pedigree come il tuo, 4 condanne, dico 4, non conviene fare il furbo come cerchi di fare tu, altrimenti io ti sbatto subito dentro. Ma quali 4 condanne? Per le prime 2 c'è stata l'amnistia. Non esistono più. Nessuno ha diritto di parlare. Bene, ci restano le altre 2, no? No. Ma cosa fa, Maigret? Esco a fare 2 passi. Ma no, aspetti. No, non so. Ma se ne va adesso? Sì. Ma senta una cosa, scusi. Sì. Cos'è? Cosa mi non mi aiuta negli interrogatori, è stato proprio lei. Sì, vabbè, ma quello oramai chiude, non parla più. Ma che non lo faccio sputare io? Ma no, la faccia di Cajou gli ha messo definitivamente paura e con gli altri non ci caverà un ragno dal buco. Diranno che stanotte la macchina era in garage, che loro dormivano placidi e tranquilli e tutti i loro compari gli faranno la testimone. Ma io li faccio cadere in contraddizione. Beh, glielo auguro di cuore, Amadio. Arrivederci. Adesso ti faccio cantare io. Aia! Sì, quello della fotografia è ancora qui. Sì, lo so, l'ho visto, l'ho visto. Arrivederci. Arrivederci. Sei stata rilasciata? Si vede. Sono qui. Quando? Ieri sera. Cosa ci fai qui a quest'ora? Ma che cosa ci fa lei piuttosto? No, io passeggiavo, Fernò. Una boccata d'aria. Volevo vedere se l'atmosfera del tabacco fosse più accogliente senza i soliti compari. Non sono di suo gusto, eh? A quanto pare anche tu sei diventata una frequentatrice. Aspetti qualcuno qui? Uffa! Ho capito. Bel campione quello lì. Lo sai che stanotte con quella sua bella macchina quasi quasi mi faceva fuori? Ma chi? È Eugène. Oh. Credi che sia stato io a farti mettere dentro l'altra sera? Ti hanno convinto di questo, quei mascalzoni? Ma perché ce l'ha tanto con Eugène? Se ci sono andata a letto è stato per farle piacere, no? Adesso ne sopporti le conseguenze. Hai ragione. Solo che ci sei rimasta invischiata. Succede, un bel ragazzo, devo riconoscerlo. Però è un delinquente e tu lo sai. Ai delinquenti ci sono dovuta vivere in mezzo. E allora meglio Eugène che Cajou.
Beh, messa così, non hai tutti i torti. Sì. Però speravo che ti saresti tirata fuori da quella risma. Sono un imbecille come Philippe. E dentro? Sì, tu sei uscita e lui... Ma insomma, si vedrà alla fine poi. Oh, Eugène! Ah, questo per Giuda ha fatto un po' troppo presto. Com'è andata, Eugène? E come volevi che andasse, eh? Bellezza. Suo nipote, il figlio di Philippe, eh? Dovrebbe avere più di 2 anni adesso, eh? 2 e mezzo. Vedesse che figliolone. Beh, certo per un bambino è meglio lì che a Parigi, eh? Aria buona, sta bene, insomma. Pensa che me lo faranno vedere oggi il mio Philippe. Signora, oggi, proprio oggi, non lo so. Ma vedrà che domani il procuratore farà di tutto. Amadie dal procuratore. Però vede, qui c'è il... Maigret! Tu qui? Ma senza neanche avvertire. Beh. È terribile, Maigret. Spaventoso. Sei arrivata adesso? No, stamattina. Ma sono stata in una quantità tale di posti che non so orizzontarmi. Ma chi ti ha mandato qui? Il procuratore. Che procuratore? Il procuratore Dumayot, che si occupa della faccenda di Philippe. Ah, hai parlato con lui? Certo. Che brava persona, Maigret. Così compito, gentile. Sì, ma io non ho avuto ancora il bene di vederlo. Oh, me l'ha detto. Mi ha detto anche che gli dispiace, che vuole vederti. Sì, mi ha dato l'indirizzo del tuo albergo. Anzi, ti ha pure telefonato per vedere se c'eri. Così sarei venuta lì. Ma tu eri già uscito. Mi ha dato anche l'indirizzo dell'avvocato di Philippe. Sai, quando si è saputa la notizia è stato... C'era la fotografia sul giornale. Emil, suo padre. Tuo marito. Chissà che scene, eh? Non è andato in ufficio. Si vergognava. E devi capire... Da noi non è come a Parigi, da noi la prigione è la prigione. E quando c'è fumo, dicono, il fuoco non può mancare. E mi immagino i discorsi di Emile, se la sarà presa anche con me, no? Beh, dice che sei stato tu che gli hai messo in testa la polizia e che se invece Philippe aveva fatto il concorso in banca... Sì, forse Emile ha ragione. Ma ci ripenseremo alla fine di questo pasticcio. Oh sì, adesso bisogna pensare a salvare Philippe e basta. Oh, scusami, non t'ho neanche chiesto come sta mia sorella. Oh, lì in campagna, sai, è un paradiso. Ma dimmi di Claudine, piuttosto. Voleva partire lei, figurati. Poi all'ultimo non m'ha lasciato il bambino, sai com'è fatta? Ha paura che io glielo vizi? E invece, guarda Philippe. Maigret, stavo per venirla a cercare. Lei a me? Signora. Mia cognata. Sì, ci siamo conosciute dal procuratore. È veramente penoso per tutti. Filippo è un così bravo ragazzo. Allora deve parlarmi. Senti, mettiti a contatto intanto con l'avvocato. Okay? A proposito, signore, faccia fare subito una richiesta per vedere suo figlio. In giornata vedremo di ottenerle un permesso. Grazie, signor commissario. La puoi fare sì. Strada la signora. Sei certo. In casa di Filippo, vero? Sì. Ti telefonerò più tardi. Ha visto, signora? Credevo di vederla alla fine di quegli interrogatori. Ma che scopo? Beh, comunque sono finiti presto, però, eh? Ma capito subito che avevano concertato tutto. Che gente. Delinquenti nati. No? Parla anche di Cajot? Maigret, sono qui per dirle che comincio ad essere d'accordo con lei su Cajot. Ah. Certo, non mi pareva possibile che un confidente così zelante potesse fare un doppio gioco tanto pericoloso. Va bene i locali notturni con tutti i piccoli loschi traffici relativi, ma addirittura muovere le fila di una banda di spacciatori di droga, di assassini. Beh, e adesso? E adesso qualche indizio comincia ad esserci. Senta, tra noi due bisogna parlare con tutta franchezza, senza rancori. Mi dica, per cominciare, Dumayot è sempre nella stessa posizione, eh? Non è facile entrare nella sua testa, però ho l'impressione... che comincia a vedere le cose da un altro punto di vista. Sì, per esempio? Per esempio,
Credo che se adesso vado da lui e gli chiedo un mandato di perquisizione in casa Cajot, lui me lo firma. Sì, può darsi. Ma perché poi perquisire la casa di Cajot? Dove è andata a finire tutta la droga che doveva essere nascosta dentro l'indifferente? Non lo sapere, ma certo uno come Cajot non si tiene in casa un malloppo così compromettente. E allora, a questo punto, se lei permette, io applicherei il suo metodo. E quale sarebbe? Sinceramente non sapevo affatto di avere un metodo. Io. Da stasera mettere dietro a ognuno i nostri uomini. Non devono fare un passo, un gesto senza essere controllati. Beh, è una regola che funziona sempre, sì, sì. Ma nel nostro caso abbiamo una certa fretta perché non possiamo permetterci, né io né lei, che un innocente, e parlo di Filippo, si ricordi, marcisca in galera ancora per 3, 5, 6 mesi. Questo no. Il suo avvocato chiederà la libertà provvisoria e a questo punto credo che Dumayot non si opporrà. Vabbè, è già qualche cosa. Vabbè. Ah, ma Dio, senta, volevo dirle una cosa. Ha detto che Dumayot sarebbe disposto a firmare un ordine di perquisizione in casa di Cajot. Penso che se lo chiedo lui me lo firma. Beh, lasci perdere la perquisizione. Chieda piuttosto nei confronti di Cajot un mandato di comparizione. Ecco, comparizione a Palazzo di Giustizia. Non solo, ma vorrei che ci fosse in permanenza alla centrale uno dei nostri ispettori col mandato in tasca pronto a renderlo esecutivo non appena qualcuno lo chieda, ecco. Qualcuno chi? Lei? O magari anch'io, eh? D'accordo, ne parlo al procuratore. Beh. Per quando crede che serva questo mandato? Per subito? No, stasera ho voglia di fare follie. Diciamo per domani, eh? Arrivederci. D'accordo. Un anno fa il gusto della vita io lo bruciavo in me. Oh, ieri sì, quando ero giovane, perché la fiamma trema un po', ma non si spegne mai. Vivevo tutti i sogni che il cuore suggeriva, avevo dei castelli che adesso non ho più. La notte poi cercavo il sole attorno a me e non vedevo il tempo consumarsi in me. Ieri sì, una buona bottiglia di champagne rosé, ma che sia buona, eh? Prima al ristorante, poi a teatro e adesso qui. Sai che è la prima volta che metto piede in uno di questi locali. La conosci quella ragazza? Non fa che guardarti. Come no? Fernand, è un'amica. Ah, fosse mia sorella non mi sentirei tanto tranquilla. Sembra innamorata? No, non è che sembra, è innamorata. Oh, sentite, sì. Ma guarda che bel ragazzo, che amicino, altro che un barbogio come te. Beh, però vedi, quel bel ragazzo, lo trovo bello anch'io, vedi che non sono geloso, rischia di essere in prigione domani sera. Ma... sì, è uno di quelli che hanno fatto arrestare Filippo. Quello lì? Sì. Portavo una pazzia, la forza dell'età riempiva i giorni miei e non vedevo mai il vuoto che c'è in lui. I giochi dell'amore io li ho giocati tutti e ho fatto dell'orgoglio la mia prima virtù. Gli amici sono andati, non torneranno più. La mia commedia ormai, la sola che dirò, ancora una canzone, ma non la canterò. Il gusto della vita non lo ritroverò. Il tempo di pagare gli errori miei di ieri da giovane. Lo vedi quel
signore che è entrata adesso là alle tue spalle, distinto, che sembra un notaio di provincia. Chi? Quello col bastone? Brava. Beh, adesso cerca di non gridare. Quello magari è l'assassino. Staffi pure. Ci si diverte a questo tavolo. Alla nostra età ci divertiamo da matti. Senti, ecco qua. No, niente. No, mi sono sbagliato. Grazie. Vuole qualcosa il commissario? No, niente, la volevo restituirle la sua scopa e ringraziarla tanto, Ma l'ha rovinata? No, che poi potrà adoperarla lo stesso, no? Ma certo. Appunto, dico. Sì, ma prima, capo, vorrei finire il mio rapporto. Finisci. Abbiamo lavorato tutta la notte, cioè, abbiamo seguito i movimenti di tutti. Oh, dunque, Eugène ha portato a letto quella... Sì, Fernando, lo so. Ecco, Fernand. Poi Oscar il marsigliese, credo che stia ancora dormendo. E Odia? Ah, Odia. Odia ha fatto il giro dei bistrò, poi naturalmente si è ubriacato e adesso è andato a dormire al suo solito albergo. Io hotel qui. Finito? Sì, finito. Beh, allora adesso senti me. Sì, Nico. Senti, Cajou è in casa? Ah sì, naturalmente, Rue de Batignol 21. Il 21, sì. Tu hai già in tasca il mandato? Sì, ecco. Beh, adesso ci muoviamo assieme. Tu vai alla centrale a fare quello che sai. Io vado da Cajou. Arrivederci. Sì, la pistola. Ma sì, andiamo, d'accordo. Fai tranquillo. Pila, La mia cioccolata la porti pure qui. Lei che prende? Beh, c'ha un bicchiere di vino bianco. E un bicchiere di vino bianco per il signore. Grazie tanto. Senta, le dispiace chiudere la finestra? L'altra notte ho preso freddo e mi sento addosso un po' di... Come vuole. Non si siede? Ah, grazie. Allora, mi dica quello che aveva da propormi, l'ascolto. Ma veramente non ho alcuna proposta precisa, sa? Beh, sarà pur venuto per qualcosa, no? Lei ha quel suo nipote nei pasticci. A me non sembra di aver bisogno di lei. Oh, d'accordo. E cosa chiede lei per tirarlo fuori dai pasticci? Francamente non so che cosa potrei fare di concreto per aiutarlo. Veramente ci avevo già pensato, ma... Via, Cajou, questo non lo deve dire, per potere può, come no? Adesso fa il modesto con me. Per esempio lei... Per esempio, se mio nipote fosse in qualche modo scagionato, lei non mi avrebbe più fra i piedi.
Io non domando di meglio che prendere il primo treno e tornarmene in campagna. Beh, di chi ha paura, Casò, eh? Io non sono più della polizia, lo sa. Nessuno ci sente qui. Se non altro, parliamoci chiaro, eh? Oh, brava, venga. Mette qui. Sempre occupato? Sì, proprio adesso, con quelli e le calcagna. E allora che facciamo? Ma, vieni, andiamo. Polizia ha arrestato un uomo accusandolo di avere ucciso Pepito, ma è la polizia che l'accusa, non io. Io sì, io posso anche essere in buoni rapporti con quelli della centrale, ma non sono la polizia io. Carlo, vuole che le dica quello che succederà odia fra 2 o 3 giorni? Mm-hmm. Se lei ieri mattina non fosse stato là alla centrale, le garantisco che Odia avrebbe parlato. Me l'aveva promesso, dunque. Poi, vedendo lei, ha avuto paura. Ma fin quanto durerà questa paura? Perché non va avanti, Maigret? Sono tutto orecchi. Continui. Su. La tiri da solo la conclusione. Se non lo fa fuori, Odia parlerà, questo è matematico. Ma se l'ammazza lei, la beccheranno perché oramai la tengono d'occhio. Che cosa può rispondere? Marta? Marta! Chiuda la porta e vado a fare la spesa, è più tardi. E se Odia a quest'ora fosse già morto? Non ci crede. Telefoni al commissariato del 18° distretto. Telefono al 18°, chiede al commissario, verifichiamo. E Barnabè e Pepito? Penso che Barnabè facesse la spola tra Parigi e Marsiglia. Vale a dire, tra lei e i levantini che sbarcano la droga. Allora è vero. Odia è morto. Le piace lo zucchero? Per questo sono così paziente. Senta, Cajou, smettiamola di giocare al gatto col topo. Parliamoci da gente del mestiere. Forse Barnabè pretendeva un po' troppo e lei se n'è sbarazzato, eh? Gliel'ho detto e glielo ripeto. Io non ammazzo nessuno. Mai. Magari. Io non ammazzo nessuno, mai. Ma Cacciò ha ragione! Ah, sono un imbecille e devo chiederle scusa. Lei non ha mai ammazzato nessuno, adesso lo so, e so anche il perché. Perché lei ha paura. Paura, sì. Paura di affondare il coltello, paura di toccare quel grilletto, di versare il veleno. Non ha nessuna paura invece quando ordina agli altri di ammazzare. Anzi, lei gode nel dare questi ordini. Perché? Perché lei è un inibito, è un frustrato. Per questo traffica in donne, in droga e non so quante altre cose. Perché vuole illudersi di saper fare tutto. Ma forse a letto con una donna non c'è mai stato.
e spaccia la droga, ma nello stesso tempo bazzica i corridoi e gli uffici della polizia. Lei è un frustrato, Cajot. Barnabè l'ha ammazzato Pepito. E Pepito non l'ha ammazzato lei, no. Ma un altro dei suoi, l'ha ammazzato Eugène, muovendosi quella sera dal Tabac Fontaine. Ma è stato lei che a colpo fatto ha spedito tra i piedi del mio stupido nipote quel disgraziato di Odiat. E adesso ha dato ordine di avvelenare Odiat. Ha fatto il suo numero? Soddisfatto? Anch'io. Povero Maigret, anche se avesse indovinato che valore avrebbe, visto che ce la siamo detti qui, fra noi due a quattro occhi. Lei ha perso. Cos'è? Spera ancora che qualcuno parli? No. A me nessuno mi tradisce, anche se volesse. Perché presi uno a uno sono tutti più colpevoli di me. Eugène ha ammazzato Pepito. Louis de Tabac Fontaine gli ha dato la pistola. E Oscar il Marsigliese, fra un bar e l'altro, è riuscito a far scivolare un po' di polverina nel bicchiere di Odia. Polverina che un qualsiasi cameriere di bistrò è riuscita a eliminare sciacquando il bicchiere. Noi le cose le facciamo per bene. E pensi che avrei potuto far fuori anche lei con quel bicchiere di vino bianco. Lei sarebbe andata a crepare da qualche altra parte e nessuno se ne sarebbe accorto. Ma a che scopo? Lei ormai è un uomo come tutti gli altri, non è più un poliziotto. Anzi, è parte in causa avendo un nipote da difendere. Sarebbe stato un assassino inutile. Scusi, la saluto. Devo finire di vestirmi, ho da fare. Cos'è questo chiasso? Ci hanno seguiti. Ma cosa sei venuto a fare qua? Sono due ore che tento di telefonarle. Oh. Fermo! Cajot! Accidenti! Hai tu il mandato per Germain Cajot? Il mandato? Ah, sì, sì, c'è. Eccolo, ce l'ho qua, eccolo qua. Ecco, sì. Però non preoccupatevi per l'ambulanza, perché non è grave, no? Ho passato da parte a parte. Non sa niente, portatelo via, su. Sì, lo curiamo noi, su, su. Bello, su. Ecco. Ah. Andiamo, Scappato, eh? Sei contenta? Allora è proprio il grande amore, eh? Senti un po', te l'ha detto che è stato lui ad accoppare Pepito? Sì. Quando te l'ha detto? Stamattina. Ma non ce la farete a prenderlo. Vabbè, non tocca a me, sai, io torno in campagna. E io? Io che farò? Ma per il momento facciamo una passeggiata insieme fino alla centrale, ma... Sì, ma credo che poi ti lasceranno libera. Parigi ha sempre avuto una specie di rispetto per le ragazze come te. L'amore, come si dice, è porto franco. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è reato. Hai capito, no? Sì. Vedi, zio, dopo quello che mi è successo, io in polizia non potrei più far carriera. Senti,
Ma tu a Strasburgo conosci tanta gente? Sì, sì, lo so. Libournois, per esempio, il padrone della Gazette. Andiamo, Filippo, puoi metterti a fare il giornalista, come da bambino. E se anche fosse? L'hai detto sempre anche tu che sono bravo a scrivere. Ah. Beh, sì, magari come poliziotto non sono capace di fare le indagini. Però i rapporti sì, non è vero forse? No, no, i rapporti li scrivi molto meglio di... No, voglio dire, insomma, i rapporti li scrivi bene, ecco, insomma, ti salvavi i rapporti. Sì, vedi. Ragiona, Filippo, però ragiona, tu hai moglie, c'hai un figlio, capisci? E la Gazzetta è un giornale di provincia, cosa vuoi? Solo il redattore capo ha veramente un vero stipendio. Sua madre si è informata. È stata lei a influenzarti, eh? Ma lo sapevo. E scommetto che ti ha detto anche di scrivere a Rodin, il direttore del Credit. Beh, vedrai, Filippo, Rodin è un vecchio amico e ti sistemerà, capito? Zio, in banca no. No, io non ci sono mai voluto entrare, neanche quando ero bambino. In banca non ci voglio entrare. Mi perdoni, l'artista. Lei è proprio il commissario Maigret. Sì, e tu chi sei? Recluta della polizia, Simon Simonet. Ah, che onore, signor commissario. Alla polizia è già arrivata l'annuncio della sua ultima impresa. E così i vecchi hanno raccontato tutte le altre. Sono cose capo da far conoscere ai commissari di oggi. Ma che cosa? Sì, sì, devono conoscerle tutti. Beh, devo scendere. Che onore, signor commissario. Grazie. Ragazzi, senti, Filippo, io ho una mezza idea per te. Ah, ma sì. Ma guarda, io non so proprio come ringraziarla, cara signora Libournois. Lei è stata davvero molto gentile a darmi tutte queste informazioni. Ma certo. Ah, va bene, glielo dirò subito, sì. Allora, grazie di tutto ancora e tanti auguri a lei e anche al giornale La Gazzetta, naturalmente. Arrivederla. Io non volevo il telefono perché rischia di funzionare, Pensami, era la signora Libournois, è stata molto gentile, sai. Mi ha confermato tutto quello che c'è scritto Filippo nella sua lettera, che l'hanno assunto al giornale e sembra che abbia avuto anche delle offerte dalla televisione. Ho capito, mi toccherà sbrigarmi ad impiantare l'antenna. Dimenticavo il meglio. La signora mi ha detto anche che il giornale, con la pubblicazione delle tue memorie, ha raddoppiato la tiratura. Magnifico, no? Io sono contenta anche per Filippo, sai. Poverina, è lusinghiero per un giovane, un così rapido successo giornalistico. In fondo, ha cominciato con le tue memorie. Lo dicevo io che i rapporti Filippo li sapeva scrivere, ma adesso basta che si attenga a quello che dico io, ecco. Ah, senti, alla fine la signora mi ha detto anche che suo marito ti scriverà al più presto. Ah. Ma sarà per i diritti d'autore, speriamo, no? Vedremo, sì, credo, no? Sì, sarà per quello, probabilmente sarà per quello. Ma Maigret? Eh? Ma perché la cosa non ti interessi? Ma come non interessa? Certo, voglio comprare due mucche pezzate, comunque di questa storia i diritti te ne occupi tu, Sì. Di questo signore invece me ne occupo io, lo farò in fricassea con le cipolline, quelle piccoline, vedrai che piccolino io qui. Ah, intanto studiamo una bottiglia della mia produzione. Sono fierissimo. Questo vino. Se non ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare. La notte dove appoggiar la testa per dormire. Se non ci sei tu, la casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare di te.
ci sei tu. A me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù e poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare. Parlare di te.